Qualche problema tecnico per colpa di Kinoshi, mannaggia te, che in pochi minuti di live è entrata la distrutta, ma ho tagliato questo pezzo dalla live, però per il resto è stata veramente una chiacchierata interessante tra me e Luca Mastrangelo. Luca Mastrangelo, come avete visto poche volte, probabilmente su web, molto a suo agio, tanto a parlare di Juve e senza i classici sfottò. Quindi se siete tifosi juventini vi invito intanto a non usare terminologie inappropriate, puoi lasciare un mi piace, siamo tutti amici, è una chiacchierata tra amici, c'è l'ironia, ci sta l'ironia, nessun problema. Un mi piace a questo video se vi è piaciuto, un commento qui sotto, è un video molto lungo, vi avverto, però arriviamo almeno a 1500 mi piace per un altro video, un'altra live in collaborazione con un altro creator. Io mi sono divertito molto a chiacchierare con Luca all'interno del mio canale Twitch, il link è qui sotto in descrizione e anche la chat si è divertita tanto. Ho visto anche Mastrangelo molto molto divertito, quindi sono contento. Ragazzi, buona visione, mettetevi comodi, ricordatevi 1500 like e nessun tipologia di offesa nei commenti, ci conto. Ok, allora intanto ripeto ancora una volta la chat, tranquilli, è una chiacchierata in amicizia, non bisogna. Allora, partiamo dal presupposto che i commenti non li vedo, non so dove sono, e poi sono talmente Allora, abituato a sì? sentirmi dire anche robacce che non è un problema. No, ma invece. Basta che lasciate stare la mia mamma, il resto va bene tutto. Sì, esatto, la mamma è sempre la mamma. No, comunque se vuoi vedere i commenti li puoi vedere, eh? Basta che vai su Twitch, però tu mi hai detto, vabbè, niente, non li vedi. Mi hai No, non detto, mi mi hai far già fare cose spiegato. complicate, che poi sono Hai capace ragione. che esco dalla live. Hai ragione, hai ragione. Lasciamo stare, dato che mi avevi già detto che era meglio certe cose ridurle. Allora, Luca, prima cosa che ti chiedo. Io non ho visto Inter-Napoli l'altra sera. Però ho letto che meritava l'Inter. Io addirittura la sera in cui dovevate giocare, al pomeriggio avevo fatto una live, e ho detto mi aspetto un Inter più avanti rispetto al Napoli e penso che possa ribaltare il risultato. Mi aspettavo sinceramente di trovare voi in finale. Com'è stata la partita? Raccontamela proprio perché non l'ho vista. Allora, nella gara di ritorno sicuramente i punti avrebbe meritato l'Inter. Ok. Queste sono partite che durano 180 minuti, vanno giudicate comunque nell'arco dei 180 minuti. Il Napoli non ha fatto una grande partita né all'andata né al ritorno, però non ha rubato niente. Ha sfruttato al massimo le occasioni che gli sono capitate. L'Inter penso che abbia buttato nel cesso la qualificazione nella gara di andata, dove fece una partita in casa brutta, 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 una partita dove comunque sembrava da pareggio, sembrava, siamo riusciti addirittura a perderla e ci siamo messi nelle condizioni di dover andare a San Paolo a fare un'impresa. E i Ok. numeri dicono che l'Inter negli ultimi 30 anni a San Paolo ha vinto due o tre volte, Coppa Italia compresa, quindi tu ti sei messo nelle condizioni di dover andare a vincere in un campo dove storicamente non vinci quasi mai. Ci siamo andati vicini, la partita si era messa subito bene perché comunque siamo andati in vantaggio con quel gollonzo, un po' così da calcio d'angolo, e poi non siamo stati bravi ad amministrarla e a portarla a casa. Abbiamo preso un gol da Polli, ma sì, ai punti forse meritava qualcosa di più l'Inter, ma il Napoli non ha rubato niente. Ok, io intanto saluto Kinoshi che ho visto che è arrivato nella chat. Altra Grande domanda. Chinos, Dio Cristo, romagnolo doc. Eh sì, è qua con noi. Se vuoi lo facciamo entrare anche Kinoshi. Beh, non c'è mica problema. Vai Kino, schiaccia il link solito, così ti buttiamo dentro prima di andare in live. Facciamo un trio così improvvisato. E altra domanda che ti faccio però, Conte in questo momento, come lo valuti? Cioè, nel senso, Champions League siete fuori. Coppa Italia siete fuori, campionato ok siete lì, ma vabbè, io e te abbiamo parlato già all'inizio di quest'anno, io ti dicevo, secondo me fino alla fine rimanete attaccato al culo, ti ricordi quando abbiamo fatto il fantacalcio? Effettivamente è così, però ovviamente Juve e Lazio in questo momento sono davanti a livello di punteggio, come te la Allora, senti? è chiaro che le valutazioni bisogna farle alla fine, perché poi magari da qui a Certo, fra sì. un mese e mezzo cambia tutto. Però le valutazioni di adesso a oggi, in questo momento, io non posso negare che mi aspettavo un po' di più. Perché Certo. comunque, come hai elencato tu, l'Inter è andata fuori ai gironi come l'anno scorso. L'Inter è andata fuori dalla Coppa Italia come l'anno scorso. L'Inter in campionato, anche se ha fatto un lungo periodo in testa, o comunque sempre lì, Sì. prima, seconda, prima, seconda, se vince il recupero potrebbe ancora attaccarsi a questo treno, A però tre, ad oggi vero? l'Inter Se vincete andate a 3 punti.
No, a 6 dalla Juve. Se vincete il recupero? Sì. Ah, 7 a 9, ok, no, allora me l'ho fatto un viaggio io. Cioè non sbaglio io, adesso ormai... È un pezzo che non guardo la classifica, sono sincero. E quindi diciamo che in campionato siamo anche dietro alla Lazio, che con tutto il rispetto, per carità, squadra bella e tutto, però ha una rosa più corta di quella dell'Inter, sì. Noi ci lamentiamo sempre di avere una rosa corta, quindi in Coppa Italia ti ha infinocchiato Gattuso, in campionato per il momento ti sta infinocchiando Simone Inzaghi, abbiamo speso 150 milioni in calciomercato, io sinceramente... Un pochino da ridire, se ti devo dare un voto, ma ti do 6, cosa ti potrò mai dare di più? Quindi te dici, comunque post quarantena hai visto un Inter già abbastanza fresca, che sotto il profilo... Sì, no, non mi è dispiaciuta la partita di Napoli, perché obiettivamente l'Inter ha creato, ha sprecato, ha preso un gol da pollo, proprio da polli, poi però... Cioè, se non la butti dentro, facciamo una gran fatica a fare gol. Adesso abbiamo questo forse problema Lautaro. Infatti volevo arrivare lì. Che ce lo porteremo dietro fino alla fine del campionato. Perché secondo me l'Inter adesso avrà dei problemi in attacco. Lautaro ha un po' di mal di pancia, anche se non lo dice. Quando Conte l'ha sostituito a Napoli è andato direttamente negli spogliatoi senza passare dalla panchina, dimostrando un po' di insofferenza, non è da lui. Lukaku è un attaccante pesante, uno di quelli che ci mette più tempo a entrare in forma, e quindi mi aspetto che queste prime partite possa avere una condizione ancora non ottimale. Per fortuna sembra che c'è questo Sanchez che ha voglia di farsi confermare, anche se non so quante possono essere realmente le sue speranze, almeno uno che c'ha il fuoco sotto i piedi ce l'abbiamo, perché è entrato, è stato uno dei migliori Sanchez. Cioè, diciamo che mi sembra tardi comunque per riuscire a giocarsi una riconferma all'Inter in questo diciamo momento. Diciamo che in teoria sembra tardi, però il problema è che Sanchez dovrebbe tornare al Manchester United e il Manchester United avrebbe di nuovo in mano una patata bollente da piazzare. Quindi se trovano un accordo per confermare di un anno il prestito dividendosi l'ingaggio, il Manchester United potrebbe anche pensarci, anche perché poi dopo altrimenti gli deve trovare un'altra sistemazione. Beh, con l'ingaggio che piglia lui. Quanto prende l'ingaggio? Quanto prende? Ma guarda, la cifra una marea. Non la so perché ho letto tantissime versioni, comunque sopra i 10 milioni abbondanti. Ma chi gli dà mai più 10 milioni in questo momento? Cioè proprio non ha senso, non è una logica. Per il momento se lo smezzano l'Inter e lo United. Voi date 5 milioni all'anno per dire a Sanchez per il prestito? Noi l'abbiamo preso in prestito, gli paghiamo solo l'ingaggio. A tutto voi però? Yeah. Sti cazzi no, però. Solo metà ingaggio. Metà ingaggio, ok. Beh, che è già tanto comunque, perché se che ci è pensi... Tanto, che è tanto. Quindi se lui... Se si vengono un po' incontro economicamente, lì c'è da capire che chi si accolla l'ingaggio, la parte più grande dell'ingaggio, perché l'Inter vorrebbe calarlo un po'. Giustamente. Però il Manchester United, se gli torna a casa, lo paga tutto. E un'altra squadra che lo prende, non lo so se lo trova, quindi ci sono un po' di dinamiche da capire. Ma tenere invece Esposito come riserva, che vedo che lo state... provando a piazzare. Io vedo che viene molto centellinato. Io sinceramente a Napoli mi aspettavo anche un suo ingresso. Ah, non è entrato. L'Inter doveva segnare un gol e gli ultimi 10 minuti, persa per persa, sia che fai 1-1, sia che perdi 2-1, sei a casa, prova a farlo te il secondo gol. Magari invece che un Sensi Ranocchia, mi aspettavo che entrasse 10 minuti Esposito. Poi non è entrato. Che era Ranocchia? Cos'era successo? C'era Ma Ranocchia io penso che sia stato, perché comunque De Vrij è stato in dubbio fino all'ultimo. Problema. Magari non era uno dei meno in forma là di dietro, magari l'ha voluto fare un po' respirare alla fine, perché c'erano già grossi dubbi che potesse giocare. Forse magari ha chiesto lui il cambio o l'hanno visto un po'... Insomma, ha deciso di non cambiare nulla tatticamente, cambiando De Vrij con Ranocchia, quindi è chiaro che secondo me ha voluto preservare un po' De Vrij. Comunque anche noi abbiamo sta storia del mal di pancia, perché come voi avete Lautaro che è direzione Barcellona probabilmente, noi abbiamo la stessa cosa con Pjanic, cioè Pjanic sembra che non voglia più giocare a pallone, perché... L'ho vista la partita della Juve. Ah, te l'hai vista? Milan, okay. Pjanic non mi è piaciuto. Ma fai te. Quelli che... Fai te, dico, era da 4 e mezzo, 5, cioè.
Sì, molto anche, ma sai cos'è? Che secondo me le sirene di mercato influiscono. Lautaro, poi soprattutto quando le sirene arrivano da Barcellona, per Pjanic e per Lautaro ci sono quelle lì, sono sirene che non ti lasciano indifferenti, cioè non è che arrivano da squadre. Ah, Cioè, sì, tu ma mettiti nei panni di Lautaro che dicono che cioè, ha già un accordo col Barcellona da 10 milioni all'anno per 5 anni, fa stiamo male. parlando di potenziali 50 milioni. Quindi tu adesso giochi rischiando che se ti rompi ti va a puttane un contratto da 50 milioni. Come fa la tua testa a essere libera al 100%? Io gioco tranquillamente, rinunciando eventualmente ai 50 milioni, non riesco neanche a dirla seria. No, cioè, No, sì, è giochi. Il peso. problema è che può anche succedere che poi magari ti tiri indietro un attimo la gamba oppure non lo so, inconsciamente non puoi, secondo me, avere la grinta che avevi prima. No. Anche perché lui è un giocatore molto grintoso, cioè fa della grinta il suo marchio di fabbrica. Oh, io lo prenderei volentieri nel caso la Juve, se poi cambia idea, non vuole andare al Ah, guarda, se Barcellona. c'è una clausola da 111, chi la paga se lo prende, quindi Figa, potete prenderlo 100, anche voi. 111 sono soldini, iniziano ad essere soldini. Però No, te pensa che quando l'Inter mise questa clausola di 111 milioni ed era ancora il periodo dove Lautaro non era titolare nell'Inter, perché c'è l'Inter Riccardi. giocava con una punta sola, giocava Icardi. Cioè, noi interisti stessi dicevamo, ma chi cazzo la paga 111 milioni? Ma è impossibile. E Eccolo. invece poi. Eccolo. Dai, ti faccio una domanda da esterno. Tu della Vai. Juve cosa pensi invece quest'anno? Hai visto l'altra sera, hai visto che siamo andati male e hai visto il Napoli anche. Cosa credi che, cioè, pensando che se il migliore in campo è stato Ospina nel Napoli e la Juve ha giocato male, viene da sé che dovrebbe essere una brutta finale, Però il problema è che io sono abbastanza sicuro che non rivedremo la Juve che ha giocato col Milan in finale. speriamo. Secondo me la Juve quella partita lì sarà un'altra Juve, sarà un altro Cristiano Ronaldo, le finali sono tutta un'altra cosa. Ma poi io paradossalmente la Juve l'ho vista calare nel momento in cui poteva distruggere il Milan, cioè quando è rimasta con un uomo in più. Cioè, Esatto. lì, non so, lì sembra che abbia un po' mollato il colpo e che abbia detto: vabbè, dai, tanto questi già sono scarsi, dove cazzo vogliono andare? La gestiamo, tanto prima o poi un golletto lo facciamo. Sì. Poi il golletto non l'hanno fatto, e poi dopo delle volte rischi anche di prendere l'inculata in quelle partite lì, che magari gli altri fanno un tiro, una deviazione, però non è successo. Il Milan, veramente, fra le assenze, fra che è scarso. Fra che avevano litigato 3-4 giorni di prima con Con Ibra. Gazzidi sullo spogliatoio. Il Milan ha fatto anche troppo, ha Secondo fatto. tempo del Milan è stato veramente troppo, secondo me, per come erano messi loro e perché comunque noi non abbiamo più proprio voluto neanche provare a fare gol, cioè noi non ci abbiamo neanche più provato a un certo punto. E un'altra roba, l'ho fatta anche l'altra sera al tuo compagno di fantacalcio gladiatore questa domanda. Tu Dimmi. domani sei l'allenatore della Juventus, Sì. che so che ti farà un sacco piacere questa cosa, hai tutti a disposizione e devi giocare la finale di Coppa Italia. Come la schieri? Ma il peggio possibile. Però queste ti pagano per farlo, ti pagano Nel tantissimo. peggior modo Ti possibile. pagano tantissimo per farlo giocare bene, per vincere la Coppa Italia. Vabbè, come la schiero? La schiero alla squadra dell'altro giorno contro il Milan, tranne Douglas Costa non lo metto perché il tridente sbarazzino contro il Milan marcio è una cosa. Il tridente sbarazzino contro il Napoli è già un po' diverso, quindi non metterei Douglas Costa, considerando che Cristiano Ronaldo e Dybala sono intoccabili, quindi lì metterei, non lo so, comunque la farei un filino più difensiva e avrei un dubbietto, io quasi qua, allora, Matuidi lo devi mettere perché corre come un matto. Bentancur lo devi mettere È perché forte. è il migliore che avete. Esatto. Ci potrebbe essere un dubbio Pjanic Khedira è un giocatore che io apprezzo molto, nel senso che mi ricorda un po' il Thiago Motta dell'Inter, un giocatore poco mediatico, spesso criticato perché è lento, perché è qui, che è là, però quando è alla fine sono quelli che
sono un po' dei professori in mezzo al campo. Sì, quindi quelli che hanno Thiago il fosforo. Thiago Motta all'Inter lo criticavano sempre, a me ce l'ho adesso un Thiago Motta. Ti piacerebbe? Magari, cioè, è lento è qui e là, però quando c'era lui i treni arrivavano in orario. È lui quel lui e Thiago Motta sì. Quel lui. Quando c'era Thiago Motta stava meglio. Quindi io che metterei Khedira e non metterei Douglas Costa. E il terzo davanti? Io non ho visto malino Bernardeschi quando è entrato, non ha avuto un grande impatto. Poi magari se gioca titolare, però non ha avuto un grande impatto. Perché a me davvero l'altra sera ha fatto malissimo vedere una Juventus che provava a creare ma non aveva davvero il centravanti, perché Ronaldo non è un centravanti. Il problema è che se ci metti Higuain, Dybala, CR7 è comunque molto 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 offensiva, più Pjanic, cioè giochi contro il Napoli, non è che giochi contro il Milan allora, in 10. Noi Napoli quest'anno abbiamo fatto 4-3 lo Juventus Stadium con autogol di Koulibaly all'ultimo secondo, perché sennò la pareggiavamo. Al ritorno abbiamo perso a Napoli 2-1. Ed eravamo partiti esattamente con quel tridente lì. Una finale Sarri quest'anno l'ha già persa, perché ha perso la finale di Supercoppa contro la Lazio, e mi pare fosse partito anche lì con il tridente di Dybala, Ronaldo e Higuain. Quindi ma il problema è che se non metti Douglas Costa, se non metti Higuain, chi ci metti? Quadrado, se no. Però il problema è bravo, sì, però ti manca sempre il centravanti, cioè ho capito, però cioè io la miglior Juve quest'anno l'ho vista anche l'ultima partita che abbiamo fatto contro di voi prima della quarantena, con Higuain al centro, perché è un centravanti, Ronaldo a sinistra e Douglas Costa a destra. Ho capito, allora metti Dybala in panchina. Però anche contro voi, vedi, è entrato. Non lo so che è delitto, però nel 4-3-3 secondo me fai fatica. Cioè, con quei giocatori che hai quest'anno. Poi un conto è se l'anno prossimo vuoi costruire. Ma io ho visto delle foto, non so se è Photoshop o no, sì? Di Higuain qualche giorno fa, 10 giorni fa, 12 giorni fa. Non stava benissimo, Poi mi sembrava... Poi io devo star zitto perché... Cioè, a me Higuain mi sembra sempre un panzone, poi gioca con l'Inter, fa sempre gol, qui veglia. Però, io non lo so, lo vedo, mi sembra un trombone. Poi gioca con l'Inter, fa gol, però l'altro giorno l'ho visto, non mi sembra in forma col giocatore. Poi, infatti, l'anno scorso, quando secondo me pensavano di prendere Lukaku, invece che quando prima di farlo arrivare all'Inter si trattava con Dybala sto scambio, io non avrei mai fatto, cioè non avrei mai ceduto Dybala per avere Lukaku. Però aveva una sua logica. Dybala adesso vuole il rinnovo, vuole più soldini. L'altro giorno l'ha rinfacciata un po' sta cosa. Sai qual è il bello? Che non glieli devo dare io. Questa cosa è bellissima. Quindi, quando vuoi 15, daglieli. Però l'ha rinfacciata, cioè, sì. Se l'ha cavata il Sassolino. L'ha detto. L'anno scorso mi volevate cedere, quindi adesso fa un po' quello che ha il coltello dalla parte del manico. Considera che Rabiot prende di più di Dybala. Quanto prende Rabiot? 7,5. Dybala 7. Ma Rabiot Burdel è veramente scherza. Talvotti? Mamma mia, l'ho visto l'altro giorno, è entrato, secondo me, cioè sembrava, aveva lo stesso entusiasmo che avevo io quando mi chiamavano alla lavagna nelle ore di matematica. Guarda, ho fatto le pagelle dopo e ho detto, secondo me i peggiori sono stati Pjanic, Ronaldo, Rabiot e Bernardeschi, e mi continuavano a dire... Perché ce l'hai con Rabiot e Bernardeschi? Non è che io ce l'ho con Rabiot e Bernardeschi. Però figa. Cioè, sono entrati, non sembrano calciatori? No, vabbè, ma Bernardeschi e Rabiot, veramente impatto zero sulla partita. Impatto zero. Anzi, Rabiot ha perso anche 2-3 palloni proprio da salame. E quella ciabattata che ha voluto tirare, che è venuto un campanile, deve ancora cadere, Quella palla è ancora là per aria, All'Juventus Stadium, madonna. Ho visto che te eri 7 gold, tra l'altro, a vedere, adesso mi è venuto in mente. Sì, erano 7 gold, Gioppini gli ha dato 4. E il 6 di tutto sport ci sta. Come cazzo si fa a dare... Sento sicuro, ma come cazzo si fa? Guarda, io credo che, secondo me, io ci può anche stare che qualche giornale, perché è sempre successo e sempre succederà che un quotidiano possa avere un indirizzo politico un po' più verso destra, un po' più verso sinistra. È sempre successo. È sempre successo, quindi anche che un giornale possa avere un indirizzo editoriale un po' più pro Juve, ma secondo me ne va proprio della credibilità stessa del giornale, anche con i tifosi che magari vuoi della squadra che vuoi valorizzare un po' di più. Cioè, se una volta nella vita una CR7 gioca male.
gioca male, e l'hanno detto tutti che ha giocato male, ma perché gli devi dare 6? Perché si chiama CR7, cos'è? Lesa maestà, dagli 5. Allora, muore qualcuno. Il mio video post partita si chiama Cristiano Ronaldo peggiore in campo. Della gente è venuta a scrivermi: ma cosa dici? Perché ha sbagliato il rigore? Ma no, il cazzo, perché non ha fatto niente. Cioè, ma, no, non sembrava lui. Ma ne va della credibilità del giornale, cioè, sì, anche con i tifosi della Juve. Cioè, un tifoso della Juve non è che i tifosi sono scemi. L'hanno visto anche loro che ha giocato male. Se gli dai 6 non sei credibile. Ah, se ti accontenti di quel Ronaldo va bene, è un altro discorso, eh. Cioè, se te pensi che l'altra sera Ronaldo abbia giocato bene, secondo me sei nel torto. Cioè, non hai mai visto una partita di calcio, non hai mai visto giocare Cristiano Ronaldo. Se gli dai 6 te lo dico io che mi faccio sempre infamare dai tifosi dell'Inter, che quando, spesso e volentieri mi chiedono chi è meglio fra CR7 e Messi. Io ho sempre detto CR7. Io il contrario, invece. Io sono sempre stato da Messi, dalla parte di Messi, però... Vedi, cioè, ognuno c'ha la sua. Per me no, perché Cristiano Ronaldo ha vinto in 3 paesi. Sì, questo è vero. E ha vinto anche con la nazionale. Io quell'altro fortissimo, è un dio del calcio, però voglio vederlo fuori da Barcellona, e comunque in una signora nazionale come l'Argentina non gli ha mai fatto vincere un cazzo. Hanno perso quella finale contro la Germania, che secondo me si sveglia ancora di notte. Cioè, CR7 è andato in Inghilterra, ha vinto. Sì, sì, Spagna, sì, ha vinto. Sì, sì, sì. L'Italia ha vinto, col Portogallo ha vinto. Allora, oggi ho fatto uscire questo video perché c'è questa voce, secondo me l'hai anche sentita, che è offerta del Chelsea 20 milioni per, 120 milioni per Cristiano Ronaldo. Allora, io mi ricordo quando ho fatto il video degli attaccanti che tu hai votato, e ho votato vendiamolo, perché sei un coglione, però anche qua, tu sei un tifoso della Juve da domani, mi piace ipotizzarti allenatore tifoso, lo vendi Cristiano Ronaldo 120 milioni di euro? Sti cazzi, sono soldi, Sì, perché 120 milioni di euro... Allora, la Juve quest'anno la stagione non è ancora finita, quindi può andare bene, può andare male, vediamo come va, però finita questa stagione ti metti in tasca 120 milioni e li usi per fare il mercato, tanta roba, anche perché Cristiano Ronaldo, pur ritenendolo il giocatore più forte del mondo, quanti anni c'ha? Non mi ricordo mai, è un 80... No, non lo so, ti direi una roba a caso. Con le statistiche su scarso faccio fatica a ricordarmi gli anni di mio fratello. No, comunque non è un ragazzino, cos'ha? 37 anni? 36 anni? Dai, 35, 85. È probabilmente l'ultimo treno per prendere quei soldi lì. Fai te. Poi post-Covid. Quindi bisogna vedere se è vero, va bene che Abramovic è un po' matto. Sì, no, a parte tutto il discorso vero o non vero, che lì lo sapremo poi eventualmente, però... A me dà da pensare che sto tentennando e sto dicendo, sai che quasi ci penso. Poi io per 120 lo darei via. Poi è ovvio che non sai chi arriva al suo posto, non sai chi prendi al suo posto, però... Vabbè, capito, con 120 milioni ti prendi te ne prendi un altro, ti fai prendere Lewandowski, così ti risolvi il problema della prima punta. Che bello Lewandowski. Ti risolvi il problema della prima punta e sei a posto. Prendi Alan. Fai Lewandowski Dybala e io non vinco un cazzo neanche il prossimo anno. Vabbè, dai, però prendete voi dopo Cristiano Ronaldo, ve lo gira il Chelsea in prestito. Magari. In prestito. Beh, allora, in questo mio video oggi un ragazzo ha risposto così, dato che siamo andati su Ronaldo Messi. Ronaldo è un giocatore mediocre, mitizzato, reso celebre da sponsor e giornalisti, che fanno di tutto per avvicinarlo a Messi e Maradona. Non ha niente di questi. Guardatelo quando è lontano dalla porta con il pallone tra i piedi. Fa ridere, lo perde sempre. Sopravvalutato, tienti forte che arriva la parte migliore. Io, da dilettante, ho avuto contro molti attaccanti più bravi di lui, ma senza sponsor sono rimasti ignoti. No, ma vabbè, ma questo qui stava trollando. Io me lo auguro, perché questo se uno... è un troll, dai. Questo è un simpaticissimo troll, dai. Uno mi viene a dire, da dilettante ho giocato contro giocatori più forti, Ronaldo, ma senza gli sponsor. Non so. Senza gli sponsor non vai da nessuna parte. No. Passi, dai, 31 milioni all'anno lo fai per dilettantismo. Cioè, così. Vabbè, questa è una splendida trollata, questa, dai. Beh, ci sono cascato allora, perché mi sembrava molto, molto...
focalizzato su questa cosa. No, se lo dice seriamente è da TSO, ma io spero che sia una divertente trollata, dai. La gente dice mi dissocio dal commento, sì, mi dissocio anch'io da questo commento. E allora dai, sparamela così. Previsioni di questo finale di stagione, tutto quello che accadrà in questo finale di stagione. Allora, secondo me, io ho una grandissima paura che voi vinciate la Champions League. Sai che, io ho dato ragione a Materazzi, per dire. Cioè, se la vinciamo quest'anno non conta come le altre. Non può essere una roba uguale. Cioè, quest'anno pesa diversa. Guarda, allora, io realmente pensavo che voi, se non succedeva il Covid e tutte queste cose qui, pur da favoriti, per me andavate fuori col Lione. Ah, può essere, io sono abbastanza d'accordo con questa tua lettura. Però, questa storia del Covid, questa storia che in Francia non giocano più, questa storia che questi fanno fatica a allenarsi e che arriveranno a questa partita decisiva senza fare neanche un amichevole. Questo è pesante, eh? Cioè, questi qui faranno un periodo di inattività molto più lungo della pausa estiva solita. Quindi questi si riprenderanno. Sì, c'è chi dice sono più riposati della Juve che sti cazzi, sti cazzi però. Cioè, io sinceramente credo che con Lione messo così non dovreste avere problemi. Poi, considerato che un'altra delle papabili per la vittoria finale, che potrebbe essere il Paris Saint-Germain, che ogni anno stecca, ma che ha i giocatori per arrivare in fondo, è nelle stesse condizioni del Lione. In teoria una. Quindi in anche teoria questa la escluderei. Direi che la Juventus quest'anno, che mai come quest'anno la Champions è un terno all'otto, veramente. Ah, c'è la Final Eight dopo. Mai come quest'anno è veramente si vanno puttando un po' tutti i criteri iniziali e le valutazioni. E le valutazioni iniziali, quindi... Lo stesso Napoli ha fatto 1-1 all'andata, Ma per assurdo può arrivare in fondo l'Atalanta. L'Atalanta! Cioè, è allucinante questa. Ma anche l'Atalanta la fastidio a tanti, secondo me. Il campionato, la stagione è finita in un momento in cui loro erano in una condizione fisica strepitosa. Troppo in là. Strepitosa, che non lo so se torneranno ad avere una condizione così, però... Quindi Champions, tu dici che un euro lo butteresti lì. Ce lo butteresti. Ah, secondo me quest'anno potrebbe essere l'anno buono. Vedo che ti fa male dirle. Vedo che ti fa male dire una roba del genere. Ah, sì, mi fa male, sì, mi fa male. Perché che cazzo, mi vanno via un sacco di argomenti che non c'entra con l'Italia. No, figa, devi rifare le canzoni. Cioè, devo rifare le canzoni, mi vanno via un sacco di argomenti. Mi resta solo mai stato in B, mi resta, dai. E retrocedete anche quest'anno così. Cioè, di botto, ci buttiamo anche questo, sei finito. Secondo me il campionato lo vincete. La Champions avete delle possibilità. La Coppa Italia dico 55 Juve, 45 Napoli. Cioè, quindi paradossalmente vedi un Sarri che ti fa il triplete e poi fa anche il gesto dell'ombrello. La Juve secondo me potenzialmente ha una rosa e ha dei giocatori che può vincere sempre. Allora, guarda questa mano, guarda. Non la vedi più. Non la vedi più. Potenzialmente sì, poi è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma secondo me la Juve potenzialmente ha una rosa che il campionato lo può vincere. Sì, la Coppa Italia la può vincere, cazzo, in finale. La Champions League la può vincere, vabbè, adesso gioca con un Lione disastrato. Poi ci saranno queste Final Eight, un po' così. In Portogallo! Quindi, non lo so, Allora ti leggo il commento più bello di tutti. Ho le palle di fuoco. Scrive Frank Mars 18, ho le palle di fuoco. No, comunque io sono d'accordo. Infatti, paradossalmente, a me dà un po' fastidio quando sento che mi dicono Sarri deve andarsene. Ma Sarri dovrà andarsene in seguito poi a un ragionamento che verrà fatto quando si saprà cosa farà la Juve. Perché... Allora, Sarri deve... Anzitutto vince questa Coppa Italia, perché col fatto che ha perso la Supercoppa, alla Juve già si comincia a perdere due finali in Italia consecutive, inizia a essere pesante. Poi vabbè, il campionato deve vincere e col Lione ovviamente deve passare, perché se vai fuori col Lione messo così, già è il Lione,
più questi poveracci non giocheranno da 5 mesi, non ti puoi assolutamente permettere di andare fuori. Poi dopo è chiaro, dopo bisogna vedere quanto va avanti in Champions, cosa succede, però già questa Coppa Italia non la deve perdere, perché se la perde, anche perché Sarri non ha mai vinto un trofeo italiano nella sua carriera, in non so quanti anni che allena, poveretto, perché si è fatto ovviamente la gavetta. Vabbè, ha fatto una gavetta della Madonna, poi l'unica squadra dove poteva magari tentare di vincere una Coppa Italia o un campionato è stato il Napoli, ci è andato vicino al campionato. Uè. Ma è un po' come Conte, cioè Conte, per dire, secondo me l'altra sera è pesante l'uscita dalla Coppa Italia, perché ok, nessuno ti chiede al primo anno di vincere la Champions, però la Coppa Italia... nessuno ti chiede al primo anno di vincere lo Scudetto. Però già sto, perché mi sei andato fuori i gironi, se mi vuoi fuori anche da Coppa Italia inizia a essere... No, anche perché comunque, cioè, diciamoci le cose come stanno, chiaramente, cioè, l'Inter era partita quest'anno per togliere alla Juve delle cose, e secondo me se arrivi a fine anno e non gliele hai tolte, non è che sei contentissimo. Allora, no? Diciamo che io... Molti parlano sempre del processo di crescita, non bisogna dimenticarsi che lui è all'Inter dal primo anno. Certo, assolutamente. E ha giocato un mese e mezzo con Borja Valero, che era all'ospizio, lo siamo andati a prenderlo dalla casa di riposo, gli abbiamo detto devi giocare un mese e mezzo e tutto quello che vuoi. Però, allora, beh, già il fatto che sei terzo e non secondo, anche se non cambia niente, mi sta un po' sul cazzo. Sono d'accordo. Mi sta un po' sul cazzo. Poi mi sei andato fuori dalla Coppa Italia col Napoli, massimo rispetto per il Napoli, però ripeto, in campionato per il momento ti sta infinocchiando Simone Inzaghi, in Coppa Italia ti ha infinocchiato Gattuso, amico mio, svegliati, perché... Ma sta Lazio invece? Cioè, che cazzo gli è venuto fuori la Lazio? Cioè, come la leggi te sta roba? La Lazio bisogna vedere se ricomincerà con la stessa condizione atletica, sicuramente il morale è alto. Però anche a lei gli si è interrotta la stagione, che erano veramente in un magic moment dove erano bravi e anche sculati, perché hanno vinto anche all'ultimo delle partite sculando. Ma io mi ricordo una contro il Napoli che Ciro Immobile quasi dalla linea di calcio d'angolo la butta in mezzo, e quello del Napoli sulla linea invece di rinviare se la butta dentro da solo. Ero a Roma io quella giornata lì, perché dopo tipo 12 ore giocavano Roma-Juve ed era Lazio-Napoli lo stesso giorno praticamente, quindi a poche ore di distanza. Però sì, la Lazio io veramente non ci avrei scommesso un euro di vederla lì, cioè ero convintissimo di vedere voi e ci siete, va bene, ci siete, però pensavo molto più vicino a voi e tanto più indietro la Lazio. Io in un'intervista doppia con Brogna a inizio campionato mi disse come arriva l'Inter in campionato, io gli dissi terza, prima Juve, secondo Napoli e terza Inter. Io la Lazio non è che non la cagavo, ma pensasse potesse arrivare quarta, quinta. Sì, sì, considerarla lì direi che è abbastanza impegnativa come cosa. E vabbè, sentiamo un po' dalla chat se avete qualche domanda a fare a Luca, così al massimo se non avete più nient'altro a chiedergli togliamo il disturbo, così facciamo fare le sue cose. Disturbo è una parola grossa. Sì, è una parola grossa. Cosa te, non mi te non mi disturbi, gli altri mi disturbano, te no. Anche perché prima dico così a tutti, poi dico così a tutti. No, però prima mi hai fatto un coming out importante. Sì, però non rivelarlo. No, però. non lo rivelo. Anche se devo dire che ho visto su Instagram la foto di Brogna versione femmina. È più bello di me, Brogna versione femmina. I primi 5 secondi, ci ho messo 5 secondi a capire che era lui, e i primi 5 secondi il mio cervello ha detto, io me la chiave era, ah no, è Brogna. Questa è una cosa, allora, adesso lo diciamo, Brogna ce l'ha Twitch, Brogna streama come... Ah, ma gli ho mandato un vocale subito, gli ho mandato un vocale. Streama come un dannato, un giorno la facciamo, io e te Brogna, se non ha il microfono che piscia come Kinoshi lo facciamo. No, il microfono di Kinoshi scorreggiava. Ma perché? Ma io guarda che ero andato giù di testa per sta roba qua. Allora, chiedono un paio di robe. Vabbè, cosa faresti con Esposito? Un circa l'avevi già detto, però non hai detto se lo terresti. Lo darei in prestito un anno. Lo daresti in prestito addirittura, ok. E qual è il giocatore dell'Inter che ti ha sorpreso di più e quello che ti ha deluso di più? Allora, sorpreso, almeno all'inizio, Sensi. Perché ha fatto una prima parte di stagione, certo. Che cazzo, con una personalità, ma veramente anche quando abbiamo giocato al Camp Nou, che abbiamo perso 2-1 e siamo stati in vantaggio per tre quarti di partita, giocando anche bene, ma lui veramente ha giocato con una personalità, lui l'Inter l'ha presa proprio per mano fin da subito all'inizio.
poi porca puttana, questo si siede, si fa male, scorreggia, gli viene un dolore, alza un braccio per chiamare un fuorigioco, gli viene una lussazione, cioè già ce n'è sempre una. Stai parlando di Douglas Costa? Mi sono confuso. Ah, no, sì. Anche Sensi purtroppo è molto delicato, bravissimo, lo adoro, ma è delicatissimo. Il giocatore che mi ha deluso di più è, guarda, ti dico, quando è arrivato non lo conoscevo, però l'abbiamo pagato una ventina di milioni ed è l'ennesimo esterno che abbiamo scazzato, che è Lazzaro. Ah, figa, cioè, non ricordo Lazzaro, neanche la sua esistenza. Un paio di anni prima abbiamo preso D'Albert, 20 milioni tirati nel cesso. Mamma mia, quest'anno abbiamo preso Lazzaro, che doveva essere l'esterno destro titolare. E invece Tonino ha detto no, ma cazzo, gioco forza, io. Invece Tonino, ma cazzo, cioè, ma perché gente come D'Ambrosio o Candreva gioca sempre? Perché, va bene, sono dei bravi professionisti, ce la mettono sempre tutta, hanno anche un rendimento discreto, sì, ma cazzo, giocano sempre, compriamo della gente peggio. Compriamo della gente che è peggio alla fine. Magari pensavano fosse il contrario, quindi... Io non so, cioè, Lazzaro giovane, un fisico spettacolare, anche lui atleticamente dotatissimo, poi ci sono quei classici esterni che la fase difensiva non la conoscono. Dicono Lazzaro alzati e cammina, tra l'altro. Sì, alzati e che vede cazzo. Proprio diretto, così. Ma adesso abbiamo dovuto prestarlo dopo 6 mesi perché non, poverino, non sa fare la fase difensiva. E tornerà, che sarà perfetto, immagino. Impeccato. Ma io spero che se lo tengano, che lo riscatti il Newcastle, ma la vedo dura, ma anche perché di Bidonazzi che tornano, non c'è mica solo quello, torna anche Joao Mario. Oppala là, fortissimo anche Joao Mario. Mamma mia. Va. Quell'europeo del 2016 è stato un disastro, eh. Mi ha tolto una marea abbiamo di preso, abbiamo speso 40 milioni per prendere sto gabinetto. E tra l'altro tipo era le stesse annate in cui avevate preso anche Gabigol, una roba del genere, no? E con Dogbia, mamma mia, che campagna acquisti che avete fatto, Luca. Come avete fatto a non vincere lo scudetto quell'anno? No, ma guarda, ma finalmente... No, ma è che quell'anno lì erano gli anni un po' di Tohir, che ancora non erano arrivati i cinesi da adesso. Solo Gabigol hanno cannato di brutto. E poi a livello economico, adesso l'avete venduto, no? A una marea di soldi. L'abbiamo venduto, però anche Gabigol l'abbiamo preso proprio all'inizio dell'era cinese, quando all'Inter veniva dato molto credito a chi? A Yorub Chan, quel famoso procuratore iraniano che si faceva tutte le marchette, si comprava tutti i giocatori suoi con Joao Mario, Gabigol, e si faceva tirare nel cesso tanti di quei soldi. Finalmente si è levato dei coglioni questo qui, e il cinese adesso secondo me con Ausilio e Marotta hanno fatto una discreta coppia di dirigenti. Mi piace molto Marotta, Ausilio prima non mi piaceva tanto, ma con Marotta secondo me si completa. Allora, ti faccio due domande tattiche. Allora, intanto mi riaggancio a Sensi. Io quando avete fatto la campagna acquisti ero convintissimo che fosse Barella il top di centrocampo. Beh, Barella è bravo. Però Sensi mi ha impressionato tanto di più. Cioè, ma io da Barella, ti dico la verità, mi aspettavo. Sensi invece, no, io ho detto, certo, viene, farà il panchina razzo, così ogni tanto monta su, da una mano, ma... E invece mi aspettavo poco e quando è stato bene ha fatto tanto. Quindi adesso ti chiedo, la difesa 3 o la difesa 4? Io sono sempre stato da difesa 4, sempre. 4. A me non piace la difesa 3, anche perché la difesa 3... ha valorizzato e migliorato De Vrij, okay, sì, tanto. Perché la faceva Figa. Anche la Lazio, e adesso è un disastro, il più intoccabile di tutti, sì, all'interno De Vrij. A 4 però giocava molto meglio Skriniar, che adesso a 3 soffre un po' di più, e soprattutto la difesa a 3 ha totalmente tolto dai giochi uno di quelli che era un colpo di mercato sulla carta buonissimo, un giocatore che arriva da Atletico Madrid, un curriculum che non ho bisogno di dirlo, io lo conosco bene, ma Godin a 3 veramente gli ha fregato il posto bastone. Pensa a te che storia allucinante. E allora, però, se tieni invece la difesa 3, il centrocampo come lo fai? Ancora 3 o a 2 più Eriksen? Allora, sto giro abbiamo col Napoli, abbiamo fatto questo 3-4-1-2 con Eriksen e tre punte. Cioè. Però alla fine
mi sembrava molto un 3-5-2 mascherato, perché Young, sì. Young era tutto sulla fascia sinistra, Tonino era tutto sulla fascia destra, che è larghissimo sulla fascia destra, in mezzo c'erano Brozovic e Barella, Young era quei 10 metri più avanti. Però Eriksen? Eriksen era quei 10 metri più avanti. Ah, okay. Non è che cambiava la vita, cioè 3-4-1-2 è un 3-5-2 un po' mascherato. Sì, però Eriksen gioca bene se è più avanti, no? Quindi non è proprio certo, una mezzala. Cioè, una volta che tu hai Eriksen, che è un giocatore che ti può fare l'assist all'ultimo per la punta e comunque è dotato di un buonissimo tiro anche da fuori area, ti piace? È normale che lo devi mettere in condizione di esprimersi, ma se c'è Sensi, hai un giocatore comunque sempre coi piedi buoni, che organizza gioco quei 10 metri un po' più indietro, secondo me a livello tattico non è che cambia la vita. Io farei un 4-3-1-2. 4-3-1-2, ok, quindi trequartista con Eriksen, Lukaku, sì. Lautaro, e in mezzo ci metti Brozovic, Sensi e Barella. Ah. E non sarebbe male neanche così. Ci rimettono un po' gli esterni, Tonino e Young stanno in panchina, magari puoi cambiare modulo e passare al 3-5-2 che lo conoscono benissimo, cammin facendo, o nel secondo tempo. Poi però... Però Conte è uno che la difesa 4 sì. cambia la moglie piuttosto. Beh, da noi ha fatto, a 4? Da noi sì, è partito. L'ha fatta all'inizio, poi da lì non è più passata a 4, neanche al Chelsea. No, dopo si è accorto che aveva un uomo in più davanti e difendeva comunque bene a tre, lui ha finito. Poi... Lui alla Juve all'inizio fece il 4-2-4, proprio quando arrivò quello famoso che faceva anche al Bari. Poi sì. Dopo, alla Juve. Sai quanto è durato? Una partita. Una partita, perché la prima partita poi ha tolto Del Piero, ha messo Vidal a fare la seconda punta, Vidal ha fatto gol appena entrato. E allora ha detto, sai che non lo tolgo mai più Vidal, infatti Del Piero no, non ma è più giocato. Quel 4-2-4 gli andò bene al Bari, ma già anche in quella breve esperienza all'Atalanta di Conte. Sì, esonero tipo subito. Tentò di farlo anche lì, ma non andò bene. Fu esonerato subito praticamente all'Atalanta. Quindi sì. Ma Conte farlo in Serie B probabilmente, anche Ventura col Bari faceva il calcio spettacolo. E Ventura non è che ce lo ricordiamo proprio perché ci sta simpatico, Cosa dici te? No. Un allenatore un po' così, tra l'altro si è guadagnato la storia, ma guarda che tu pensaci, quant'è che non vediamo l'Italia, perché fanculo, prima il mondiale e che ci salta perché non lo possiamo giocare, adesso l'europeo e ci salta perché il COVID. Faremo mai più una partita nazionale in qualche competizione? Ah, adesso a ottobre torno lì, c'è questa Youth League, dovranno fare, no, questa National League, Youth League, cazzo è la National non lo so. League. Non so niente. Quella National League che fanno è che chi la vince si guadagna dei posti nell'europeo senza fare le qualificazioni. Ma sì, ma per i ragazzini. No, la Youth League, la National League, no, non è per i ragazzini. L'abbiamo già fatta anche noi, la prima edizione c'era già stata. Praticamente chi la vince o le finaliste vanno direttamente agli europei, alla fase finale dei prossimi europei. Ah, dei prossimi, ok. Sì, dei prossimi ancora, non quelli che ci dovevano essere quest'anno. Sono già decise tutte le squadre, sono quelle, ok. In quelli che ci dovevano essere quest'anno ci sono alcune squadre, non mi ricordo quali, che si sono qualificate con la National League. Ok, va bene. Allora, torniamo in topic con l'Inter, così poi ti lascio. Prossimo anno, il mercato. Mi hai detto Lautaro è uno di quelli che uscirà. Siamo d'accordo? Sarà così? Allora, secondo me alla lunga sì. Sì. Secondo me sarà un parto un po' lungo, ma secondo me se devo scommettere i classici 10 euro per me va. Chi altro esce? Uscirà Godin, credo che sarà un po' ormai un po' fuori dai piani. Ok. Uscirà Godin, a centrocampo uscirà qualcosa, secondo me uno fra Gagliardini e Vecino uscirà, Borja Valero credo che uscirà. Sanchez devo capire se rimarrà, mi do 60% per me non rimane, okay. Però comunque un 40% glielo do, e poi vabbè dovremo prendere il secondo portiere, vabbè sì dai, operazioni secondarie credo, operazioni secondarie è sì. In entrata? Chi li sostituisce? In entrata, se va via Lautaro, non è facile, perché io speravo in questo Timo Werner, ma da quello che ho capito lui andrà in Inghilterra, è chiaro che se ti va via Lautaro non è facilissimo da sostituire.
si fanno i nomi di Aubameyang, Lacazette, Cavani, che non sono Lautaro. Uè, Cavani è sempre Cavani, però non è un ragazzino. Lacazette non è Lautaro, non mi entusiasma più di tanto. Aubameyang anche lui comincia ad andare sui 30, eh sì. E comunque non lo so, non sarà facile sostituire Lautaro. Poi ci vorrebbe un vice Lukaku da farlo riposare ogni tanto, perché questo gioca sempre. Ti capisco. Non ha mai riposato, quindi magari una punta un po' importante da stare in panchina, che non, senza rompere le palle, possente fisicamente, che possa sostituirlo. A me piace molto Belotti, ma per essere un panchinaro costa tanto. Siamo d'accordo. Quindi comunque ti aspetti dei nomi meno altisonanti rispetto a Lautaro? Non ti aspetti un colpo chissà, che ne so, da 70? Ma anche perché obiettivamente anche lavorando di fantasia, cioè, che ne so, Morata. A me sinceramente Morata non è che mi entusiasma. No, però sai, il nome che costa già di più, devi andare a pagare 60 milioni, poi capisco che non è Lautaro. A me sinceramente 60 milioni Morata io lo lascio lì. Esatto, anche secondo me è stesso discorso di Belotti, probabilmente, cioè certe cifre per certi giocatori. Conte una trentina, dici 30, 35, ci penso, 60, 70, lo lascio lì. Lo so. È così. Dai, ultima domanda che ti faccio, perché me l'hanno spammata, non so, ho perso il conto, me la chiedevano sempre, non so neanche perché, però ci tengono a quanto pare. Vai. Cosa ne pensi dell'Europa League? La competizione più bella del mondo. Ti piace proprio, un casino. Ma molto più bella della Champions League. Non è vero. Cioè, vuoi mettere andare a giocare con Ludogorets? Che culo, dice te. Noi quando abbiamo giocato contro Ludogorets, io ho vissuto momenti magici. Poi, cioè, sai cos'è? Io anch'io, la mia ragazza, quando c'è la Champions, dico, stavolta la Juve gioca martedì, stavolta gioca mercoledì. No, con l'Europa League, io sono il giovedì impegnato, sempre il giovedì. Bello, cioè io ho un amico che era andato in trasferta a Ludogorets, e io lo chiamo Ludogorets. Sì, beh, ci sta. Ha fatto una foto fuori dallo stadio, cioè praticamente nei cancelli per entrare allo stadio c'era il filo spinato a mo' di lager nazista, proprio. Ma è romanticissimo, Proprio, guarda, quasi quasi faccio l'abbonamento, vieni con me. Ma andare a giocare al Bernabeu o al Nou Camp o allo stadio del Ludogorets. Allora, io ti faccio questa promessa in diretta con un centinaio di persone che ci stanno guardando. Vai. Se la Juve vince la Champions, ti regalo la maglia del Ludogorets. Ma è necessario? È necessario, assolutamente sì. Con scritto Mastrangelo. Guarda, dimmi che numero vuoi. Ti ringrazio. Guarda, io ho già un amico interista che ogni anno per il mio compleanno mi regala le maglie Scrause. No, io te la prendo originale del Ludogorets. No, Scrause nel senso che anche lui me le regala originali. Però se te pensa, il primo anno mi ha regalato la maglia quella Sprite. Che bella che era quella lì. Orribile. Di Kondogbia, che ce frega di Pogba. Al secondo anno mi ha regalato quella di Borja Valero. Beh, questa tanta roba, tanto cuore, io la metterei. Al terzo anno mi ha regalato quella di Gagliardini. Poi mi ha regalato quella di D'Ambrosio. Cioè, vabbè, ma adesso stiamo andando sui giocatori forti, cioè. Quindi, cioè, sinceramente, la maglia del Ludogorets io sto anche. No, te la prendo e ci scrivo Rabiot. Ma scusa, tu di dove sei? Di Fiorenzuola? No, di dove sei tu? Finale Emilia. Finale, scusami, regalami la maglia del finale. Gioca tipo in seconda categoria, terza categoria. Guarda, figurati, guarda che la maglia del finale Emilia secondo me è la più fascino di quella del Ludogorets. No, io ti regalo quella del Ludogorets, te lo prometto. Lucone, grazie mille. Oh, basta che non mi regali quella del Birsheva. Ah, figa, è vero che c'era il Birsheva. Vi ha eliminato la Champions, però. Abbiamo perso andate e ritorno, no? Avete perso a San Siro, secondo me, 1-0? O 0-0? Eravamo in Europa League, però, lì. No, ce n'era uno in Champions. In Champions siamo stati eliminati. Perché un mio amico era andato a vederla a San Siro, e ora è finita 0-0 e c'era lo sciopero della curva, tipo. Col PSV? Forse, no, era una partita proprio brutta, orrenda. Forse Rubi Kazan, esatto. Comunque col Birsheva abbiamo perso andate di torno. Sei fiero di questa cosa? Insomma, poteva andare meglio.
Dai, va bene, ti lascio che ti avevo promesso un'ora e un'ora è stata. Grazie mille ancora, scusa per gli inconvenienti, Ma va un là, po' di colpa di Kinoshi, quel bastardo, e noi se avrai voglia di rifarla, rifaremo anche con Berlinia magari. va bene, ti Ciao saluto. Belò. Auguri per mercoledì, eh. Grazie, come finisce quindi? Pronostico secco? Vincete voi facile facile. Facile, facile, grazie mille, gentilissimo. Ciao, alla Ciao. prossima.